Open Radio, scoprite Milano con Open Radio. Siamo col signor Silvio Bolognini, rettore dell'Unitre. Buonasera, siamo di Open Radio. Noi siamo Unitre, significa Università delle Treta, quindi noi apriamo le nostre porte anche ai minorenni, naturalmente in questo caso con l'autorizzazione. Abbiamo alcuni studenti, per esempio, delle scuole, di alcune scuole di Milano, saranno 6 o 7, adesso il numero grosso modo è questo, che integrano dei contenuti che vengono da loro percepiti nella scuola con delle lezioni che vengono qua. Naturalmente, se sono minorenni, l'autorizzazione dei genitori e in questo caso anche della scuola e così via. Dopodiché noi abbiamo fasce di età le più varie e se il vostro popolo, la vostra popolazione di ascoltatori è anche o prevalentemente giovanile, direi no problem, come dicono i giovani, perché non solo noi, ma anche i più anziani siamo giovanissimi di spirito e pieni di energie e anche di buon senso, ma anche e soprattutto perché praticamente davvero ci sono delle persone, parecchie persone, un 20% di persone che sono inferiori ai 30 anni, per darvi una percentuale. Poi abbiamo grosso modo un 40% tra i 30 e i 65 e un 40% al di là dei 65. Questo quindi vi ho dato la segmentazione per età. E vi do la segmentazione per genere, come si dice oggi. Noi conosciamo al momento solo due generi, che sono il genere maschile e il genere femminile. E nell'ambito del genere maschile e del genere femminile, devo dire che i maschietti milanesi si difendono bene. Ci sono, rispetto alla scala nazionale, più uomini a Milano, c'è un 5% in più. Allora, mi manca l'ultima indicazione, cioè quella del livello culturale. Tenete conto che abbiamo un livello culturale anche abbastanza elevato, soprattutto relativamente a tutte le materie culturali, filosofiche, scientifiche che ci sono. Quindi abbiamo parecchia gente, intorno al 30-35% che è già laureata, però poi abbiamo anche fasce di scuole medie superiori, dei licei e anche degli inferiori, perché poi dei 1000 corsi a disposizione ciascuno liberamente frequenta quello che vuole, per cui se uno è appassionato di filosofia teoretica e magari è già laureato in filosofia andrà a frequentare alcuni corsi di quel genere, ma se uno vuole imparare, che ne so, a fare il merletto e il pizzo è un'altra cosa, va a fare quello, quindi non è un problema. Scusi, cosa coprite culturalmente? Guardi, noi abbiamo 35, di fatto copriamo un po' tutto l'area, diciamo, dello scibile. Poi ci sono delle aree, per esempio quella artistica, psicologica, filosofica, letteraria, linguistica e altre ancora, che sono molto dense, diciamo, di numeri, e altre invece un pochino più contenute, per un motivo molto semplice, perché noi non abbiamo, se non minimalmente, attività laboratoriali, come dire, di tipo medico, di tipo sperimentale. Allora, quelle aree lì sono più contenute, sono teoriche, quindi che ne so, l'area della fisica, l'area delle scienze, come dire, dell'ambito scientifico. Se lei dovesse consigliare un corso a uno che si avvicina e non ha idee. No, ma le dico che cosa deve fare. Deve fare una cosa molto semplice. Noi abbiamo l'orario, come dire, analitico e anche ragionato e contiene una serie di colonne. In queste colonne c'è una colonna che è fondamentale, che è quella che segnala il livello, cioè il livello del corso. Quindi uno che deve iniziare e così via andrà nei livelli prop, che significa propedeutico, o ist, che significa istituzionale, cioè dove vengono trasmessi dei contenuti, diciamo, non approfonditi, di introduzione oppure genere. Se invece vuol fare delle cose più approfondite va sull'M, che vuol dire monografico, o sull'S, che vuol dire specialistico. Per quanto riguarda le lingue invece, ci sono tutti i livelli. Le lingue più importanti, cioè inglese, spagnolo, hanno 6, 7, 8 livelli di differenziazione e quindi si va dal propedeutico fino alla conversazione e così via. Ecco, questo è un pochino il quadro di riferimento. Senta una cosa, mi sembrava di aver notato che di matematica non avete molto, forse ho visto non male. Abbiamo tantissimo, però insomma qualcosa c'è di matematica, c'è introduzione alla matematica, bisognerebbe andare a vedere nell'orario così, c'è comunque introduzione alla matematica, c'è anche filosofia della matematica, c'è sicuramente logica, matematica, ci sono 5 o 6 corsi abbastanza interessanti, c'è anche geometria, qualcosa. Mi scusi, artisticamente avete qualche programma? Una valanga e le do un'anteprima, sarà uno dei dipartimenti ulteriormente sviluppati, perché ultimamente abbiamo acquisito del know-how, quindi dei collaboratori molto
molto importanti, legati alle principali scuole anche accademiche nazionali e anche internazionali. Quindi ci saranno degli eventi sia di tipo congressuale che di tipo divulgativo, di sensibilizzazione, anche e soprattutto in questo settore, anche e soprattutto a breve, cioè direi una prima battuta da giugno e poi a continuare da settembre in avanti. Questo è il quadro. Le do solo un'anticipazione che voi sapete assolutamente in anteprima. A metà giugno, organizzato da Uni3 e anche dalla scuola di psicoterapia che è riconosciuta dal Ministero, che è legata, diciamo così, al nostro mondo, con un partner accademico trasversale e multinazionale, diciamo così, quindi internazionale, noi faremo un grosso convegno nel campo dell'educazione e verranno a Milano almeno 200 tra professori universitari ed operatori accademici, sostanzialmente da, non dico da tutto il mondo, ma sicuramente dall'Europa, sicuramente dall'Asia, sicuramente dall'America del Nord e del Sud. Quindi cosa manca? L'Australia e l'Africa. E chiaramente una situazione di questo genere avrà una sua ridondanza. Noi non abbiamo mai avuto nulla e nulla in realtà abbiamo mai chiesto dalla municipalità, però io sono convinto che quello che daremo con questa cosa a Milano sia una cosa talmente grossa che forse meriterebbe anche un grazie. Ovviamente il grazie l'avremo dal popolo, l'avremo dagli studenti, l'avremo dagli altri, non penso che l'avremo dalla municipalità, ma ce ne faremo senz'altro una ragione, nel senso che alla fine non è che ci turbi poi più di tanto questa cosa. Comunque un grazie glielo possiamo cominciare a fornire noi di cuore, perché davvero ci ha dato... Guardi, io ho avuto quella che considero la fortuna di visitare il carcere di San Vittore. Uni3 addirittura ha aperto una sezione a Porto Azzurro, diciamo, con dei carcerati, dei detenuti. Siamo anche stati presenti in un'iniziativa nazionale di valorizzazione dei prodotti poetici e letterari dei detenuti stessi italiani, e poi non le nascondo che io sono anche un professore universitario, dirigo anche un master in criminologia e tra le altre cose uno degli indirizzi è proprio l'area della psicologia e della medicina penitenziaria. Quindi noi non posso fare né nomi né cognomi per motivi così, perlomeno di riservatezza, ma sappiate che io una ventina d'anni fa, quando a Milano contavo qualcosa di importante anche in campo sanitario, ho dato da lavorare a un illustre, tra virgolette, illustrissimo personaggio detenuto che nessuno voleva, nemmeno quelli della sua area che l'avevano utilizzato, diciamo, abbondantemente e senza nessuna pietà. Io di questa persona, che ho avuto anche il piacere di conoscere, è un personaggio straordinariamente conosciuto, conservo un ricordo, il ricordo dei suoi occhi, il ricordo delle sue parole e soprattutto il ricordo della sua dignità. Qualcuno sa il nome e il cognome, però non è il caso di dirlo in questo caso. Era uno dei più noti detenuti politici. Davvero la ringraziamo. Grazie. 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 Buona giornata. Spero di rivedervi.